Allora, questo nuovo circuito sarà fatto senza scarpe da ginnastica, in modo tale che il bambino aumenta meglio la propriocettività del piede. Ok, è importante per loro camminare anche scalzi e quindi lavoreremo sull'equilibrio, sulla forza e sull'appoggio sempre degli arti superiori che spesso nei bambini è un po' trascurata. Ci sei Claudia? Dobbiamo di nuovo, più che strisciare, scivolare. Quindi appoggia le ginocchia sui primi due cuscini e leva l'altro cuscino, dammelo a me, e appoggi le mani per terra. Quindi tu poggi le mani e trascini le ginocchia verso le mani. Buono! In questo modo lavorerai bene con i tuoi addominali. Ora però devi tornare indietro, Claudia. Bravissima! Ottimo lavoro, vai! Ne facciamo ancora tre. Ancora due. Ancora uno. Provi invece che appoggiare le ginocchia a mettere i piedi sui cuscini. Quindi il tuo corpo prima lo farai con le gambe piegate. Vai! Uno. Un po' come la ranocchietta di prima. Ok, torna indietro. Io so che tu sei brava. Le mani sul cuscino. Facciamo scivolare il cuscino in avanti delle braccia e poi trasciniamo le gambe. Via. E là. E spingo. Ottimo questo lavoro per potenziare l'addome. Cambio. Ritorno indietro. Spingo. È importante sempre l'andatura frontale, anteriore ma anche posteriore, in modo tale che il bambino sviluppa tutta la sua forza, un po' di equilibrio. Allora Claudia, equilibrio, quindi senza scarpe, semplicemente devi camminare. Facciamo la prima camminata come già abbiamo fatto, ormai sei più grande quindi questo lavoro lo conosci. Con calma ritorni indietro. Qui devi avere pazienza proprio nell'appoggio e il controllo. Rimani su. Vuoi scendere? O vuoi rimanere su? Rimaniamo su. Quindi prova ad alzare il ginocchio e poi lo riappoggi, senza mano, senza mano. Quindi alzi il ginocchio. Brava. Ginocchio. Torniamo indietro. Ginocchio. Bravissima. Controllo. Ok, fermati su. Prova ad alzare il ginocchio e con la mano toccare il ginocchio opposto. Quindi la mano sinistra tocca il ginocchio destro, la mano destra tocca il ginocchio sinistro e continuo. Bravo. Ok, torna. Io direi di prepararci per il gran finale. Ma ancora un'andatura. Facciamo oscillazione della gamba, in avanti, indietro e poi appoggi senza anche le braccia, le puoi lasciare in fuori in modo tale che ti danno più equilibrio. La gamba oscilla come un pendolo e poi appoggia, oscilla e poi appoggia, ancora, pendolo indietro, vai, avanti, indietro, appoggio, là, via, dietro, avanti, appoggio, là, dietro, avanti, appoggio, brava. Gran finale. Chiudi gli occhi, Claudia. Io ti do un dito e tu devi piano piano camminare. Aumenta la tua propriocettività neuromuscolare. Sì, senza fretta, piano. Torna indietro, occhi chiusi e devi respirare lentamente. Controllo. Senti gli appoggi sicuri. Open your eyes. Brava Claudia. Ok Claudia, lavoriamo un pochino ancora sulla forza nelle braccia e la tenuta del corpo, quindi appoggi le mani sulle sedie. È importante che una sedia parte appoggiata al muro e qualcun altro tiene ferma l'altra sedia. Sempre lavoriamo in sicurezza. Vai Claudia, piega le gambe, prova a sollevare le gambe, i piedi dal pavimento e li riappoggi. Di nuovo, solleva, li riappoggi. Ancora. Sollevo e appoggio, l'ultima volta sollevo e riappoggio. Proviamo a rimanere su 3 secondi. E 1, 2, 3, appoggio.
proviamo 5 secondi e 1, 2, 3, 4, 5, appoggio, proviamo 10 secondi, prendi bene l'aria, vai Claudia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, appoggio, cammina con i piedi fino a raggiungere dietro il corpo proteso, ok, cammina avanti, passi e allunghi in avanti il tuo corpo e di nuovo cammino, corpo proteso indietro e in avanti, ancora lo ripetiamo, camminare indietro e via, cammino avanti, ultima volta Claudia, cammino indietro, cammino avanti, ritorna al centro, stazione retta, recupera, brava Claudia.